Ciao a tutte, oggi video chiacchiericcio, come da titolo mi faccio il culo. Dopo più di un anno mi sono riscritta in palestra. L'anno scorso ho fatto qualche mese di zumba, ma sinceramente non mi ha preso più di tanto. E mentre quest'anno mi sono iscritta proprio in palestra. Faccio circuiti, squat, è tutto diciamo per rassodare e drenare. Voi direte, ma sei pazza, cioè come ti vai a scrivere in palestra a maggio? Cioè, vale a dire io mi farò tutta l'estate in palestra. Perché praticamente mi sono resa conto all'ultimo minuto che non è che non ero pronta per la prova costume, proprio facevo schifo in costume, perché pur essendo magrissima soffro tantissimo di ritenzione idrica, quindi avevo le gambe piene zeppe di cellulite, cioè che vi giuro non mi sto mettendo nemmeno i pantaloncini, nonostante già faccia caldissimo. E devo dire che già in 10 giorni che frequento la palestra la ritenzione idrica è molto meno di prima, cioè proprio prima avevo le zollette di cellulite sulle ginocchia, ma ora è molto meno. E ci sto andando tutti i giorni. Esattamente, ci vado dall'una alle 2:30, un giorno sì, un giorno no, e l'altro giorno sì, un giorno no, ci vado dall'una alle 3, cioè da pazzi, compreso il sabato, cioè praticamente io sto ferma solo la domenica e i restanti giorni sono sempre in palestra. Quindi che succede? Ho meno tempo per fare video, già ne facevo pochi ultimamente. Ora con il fatto della palestra non sto riuscendo più a farne tanti quanto prima, perché prima comunque riuscivo a caricarne 2 a settimana, poi sono diventati diciamo 1 a settimana, ora sto continuando a caricarne 1 a settimana per il semplice fatto che avevo qualche video vecchio messo da parte che quindi sono riuscita a pubblicare. Certo, non dico che la palestra mi ruba tutta la giornata, perché comunque sono 2 orette di palestra più il tempo della doccia e cavolate varie, sono 3 orette al giorno, ma ormai da quando faccio la casalinga, la mogliettina, ho davvero troppo troppo poco tempo, perché comunque la mattina, volendo o non volendo, se ne va via fra fare le pulizie, sistemare casa e fare la spesa. E il pomeriggio quando torno, voglio o non voglio, fra doccia, cavoli e altro, poi perché mi devo mettere a cucinare, poi comunque c'è Tippete che mi, cioè, a cui dedico veramente tanto tempo, quindi ormai video proprio zero. Quindi, comunque, io ho già i risultati, li sto vedendo in questi 10 giorni e devo dire che mi sta anche piacendo parecchio. Dopo più di un anno ferma è bello ritrovarsi di nuovo a pompare muscoli, perché vi giuro che ero diventata flaccida. Non so se si riesce a vedere. Guardate qua. Che schifo, vero? Infatti sto facendo pure un po' di pesetti nelle braccia. Spero di rassodare le mie chiappette che sono un po' troppo gelatinose, spero di buttare via tutta questa cellulite in eccesso. Nel frattempo, almeno finché dovrò andare in palestra tutti i giorni per rimettermi in forma, quindi i video saranno un po' più pochini, ma poi quando riuscirò a rimettermi in forma, spero nel giro di 2-3 mesi, tornerò a fare almeno 2 video a settimana. Nel frattempo ieri avevo 10 minuti, ho girato col cellulare stesso un nuovo video Mondolapino che pubblicherò quindi fra qualche giorno, e magari, dato che comunque non ho tutto sto gran tempo per girare video di nail art, posso comunque fare video chiacchiericci che occupano sicuramente meno tempo di quelli nail art, perché comunque quando faccio video delle unghie poi devo andare a montare video per togliere tutti i tempi di asciugatura dello smalto, e se no il video verrebbe praticamente lungo 20 minuti, io invece cerco di farlo al massimo in 2 minuti e mezzo o 3 minuti. Quindi mentre i video chiacchiericci io li giro e poi li carico direttamente senza bisogno di montarli, o al massimo poi taglio quei pezzettini che dico verrò inutili, perché poi divento loro roia. Questo è tutto, io ora mi mangio un'insalata perché ovviamente oltre ad andare in palestra sto anche curando la mia alimentazione, meno porcate e più insalate, e vado a farmi il culo. Bacio a tutte, ciao!